Questa è la GoPro Hero 10 Black, mentre questa è la Hero 11 Black. Quale dovresti acquistare? Scopriamolo insieme. Le due GoPro sono esteticamente identiche, se non per il numero laterale ed anche per il LED posteriore che sulla Hero 11 da spento è più chiaro. Entrambe montano un display touch posteriore da 2,27 pollici ed uno anteriore non touch da 1,4 pollici. Quindi, dato che strutturalmente sono uguali, possiamo utilizzare tutti gli accessori della Hero 9 e Hero 10 anche sulla Hero 11. Inoltre, sia la Hero 10 che la Hero 11 montano una lente idrofobica, che evita che le gocce d'acqua rimangano sulla lente. Questa è stata una novità introdotta dalla Hero 10 e la troviamo appunto anche sulla 11. Inoltre, questa lente è removibile, quindi possiamo tranquillamente usare anche la Max Lens Mode. E anche lateralmente troviamo lo stesso scompartimento che ospita le micro SD fino a 512 GB ed anche la stessa tipologia di batteria. Ma sulla Hero 11 Black viene fornita la batteria enduro, che rende meglio rispetto alla batteria standard. In ogni caso, per testare la durata del surriscaldamento di entrambe le GoPro, ho inserito la batteria enduro sia sulla Hero 11 che sulla Hero 10 ed in 5K a 30 fps con l'HyperSmooth attivo il risultato è stato praticamente identico. Infatti la Hero 11 Black ha registrato per 58 minuti prima di surriscaldarsi, mentre la Hero 10 Black ha registrato per circa 60 minuti prima di surriscaldarsi. Il tempo totale di registrazione è stato circa di 1 ora e 24 per la Hero 11 e di 1 ora e 26 per la Hero 10. Quindi all'atto pratico rendono praticamente allo stesso modo. Chiaramente questi test possono variare in base alle condizioni atmosferiche, perché chiaramente in una stanza più calda le GoPro si surriscalderanno prima, di conseguenza anche la durata ne risentirà. Inoltre anche le singole impostazioni variano di molto i risultati. In ogni caso ho fatto un test approfondito sulla batteria e sul surriscaldamento della Hero 11 che potete trovare qui. Notiamo poi delle piccole differenze nel menu, ma rimane tutto molto simile. Entrambe hanno una buona risposta al touch. Chiaramente non siamo ai livelli di uno smartphone, ma sono abbastanza veloci. Entrambe hanno il GPS, connessione Bluetooth, wireless e sono dotate dello stesso processore GP2, ma la novità sta altrove. Infatti la Hero 10 Black è dotata di un sensore a 23 megapixel in 4 terzi, mentre la Hero 11 Black ha un sensore da 27 megapixel in 8 settimi. In sintesi la Hero 11 ha un sensore con una porzione superiore e inferiore maggiore rispetto alla Hero 10. Da qui appunto i 27 megapixel invece dei 23 e anche il rapporto d'aspetto che cambia dai 4 terzi in 8 settimi. Quindi significa che se registriamo in 8 settimi avremo un video quasi quadrato e quindi in post-produzione potremo ritagliarlo in 16 noni per i classici video oppure in 9 sedicesimi per i video verticali. Lo stesso si può fare con la Hero 10 in 4 terzi, ma avremo molto meno spazio di manovra. Inoltre, grazie agli 8 settimi, sulla Hero 11 avremo un nuovo campo visivo, ovvero HyperView, che è più ampio rispetto al massimo campo visivo SuperView della Hero 10. Ma c'è da dire che ai bordi HyperView soffre di una distorsione notevole e quindi si rivela ideale solo per le riprese in prima persona. E parlando di campi visivi, GoPro si è finalmente decisa ad eliminare il campo visivo stretto, che era semplicemente uno zoom digitale esagerato. E sfruttando il campo visivo lineare sulla Hero 10 possiamo abilitare l'allineamento dell'orizzonte, che ci consente di ruotare la GoPro fino a 45 gradi e l'orizzonte rimarrà dritto. Ma la Hero 11 Black la vuole surclassare e quindi supporta la rotazione fino a 360 gradi. Per tale motivo la funzione si chiama blocco dell'orizzonte. Questo si poteva fare anche sulla Hero 10 Black, ma solo montando la Max Lens Mode. Devo dire che mi ha fatto molto piacere poter ruotare a 360 gradi la Hero 11 Black senza bisogno di dover montare la Max Lens. Per quanto riguarda la stabilizzazione, in generale onestamente non ho visto altri miglioramenti, se non per il fatto che sulla Hero 11 Black è presente Auto Boost, che regolerà automaticamente la quantità di stabilizzazione necessaria in base al movimento rilevato. Di conseguenza in molte scene potremo avere un campo visivo più ampio rispetto alla Hero 10 impostata su Boost. Anche in questo caso, se volete maggiori informazioni sulla stabilizzazione di entrambe le GoPro potete dare un'occhiata in questo video, ma in sintesi la funzione Auto Boost ci permette di avere un campo visivo più ampio senza preoccuparci di zoomare troppo a causa della stabilizzazione. Infatti impostando su Boost avremo un campo visivo più stretto rispetto al normale,
Con AutoBoost, se ci sarà poco movimento, la GoPro comunque sfrutterà un campo visivo maggiore. E nel momento in cui ci sarà invece un movimento eccessivo, allora la ripresa si zoomerà un po' per arrivare al livello di boost che troviamo anche sulla Hero 10. E adesso ragazzi passiamo a un test audio sul campo, così vi rendete conto anche effettivamente come rendono le due GoPro dal punto di vista video. Per quanto riguarda i microfoni, vi posso dire che sono praticamente identici e quindi non noteremo differenze. Ma con la scusa di questo test audio vi voglio parlare dei video in 10 bit. Infatti, sulla GoPro Hero 10 Black, sui modelli precedenti e in genere in tutte le altre videocamere di fascia media, parliamo anche di mirrorless da 1500 euro, in genere i video vengono registrati in 8 bit, che è lo standard, mentre la GoPro Hero 11 Black ci permette di avere una qualità dei colori migliore portando i video in 10 bit. Infatti passiamo da 16,7 milioni di colori a circa un miliardo. Sembra una svolta epocale, ma all'atto pratico questa differenza la noterete solo se fate una color correction di un certo tipo in post produzione. Infatti nei video normali non editati probabilmente non noterete nulla. Infatti questa funzione è molto comoda per chi fa tanti post produzione, e vi posso dire che in questo momento le riprese che state vedendo con la Hero 11 Black potranno sembrare solo lievemente differenti rispetto alla Hero 10 Black, ma i colori sono molto più fedeli alla realtà, e quindi questa è una funzione bellissima per i content creator. Infatti personalmente, che utilizzo la GoPro anche per lavoro, trovo questa funzionalità veramente fantastica. Parlando di risoluzione e frame rate, rimane tutto invariato. Onestamente non ho notato differenze in termini di nitidezza e i filmati sono molto simili. Entrambe possono registrare fino a 60 fps in 5,3K, mentre scendendo in 4K possono registrare a 120 fps con un ottimo risultato. Infine è possibile selezionare 240 fps in 2,7K. In questo caso la qualità scende di un po', ma lo slow motion sarà fantastico. In entrambe possiamo fare timelapse diurni e notturni. È possibile anche fare i time warp, ovvero i timelapse in movimento, dove sulla Hero 10 vengono registrati in 4K, mentre sulla Hero 11 in 5K. Troviamo però delle nuove modalità sulla Hero 11 come Star Trail, Light Painting e Luci di Veicoli, che sono delle semplici preimpostazioni per dei timelapse notturni. Quindi con la Hero 11 avremo già tutto bello e pronto, mentre con la Hero 10 dovremo fare tutto manualmente. E parlando di ambienti poco illuminati, potete vedere come entrambe le GoPro rendono molto male. Infatti la stabilizzazione ha bisogno di molta luce per funzionare correttamente, quindi non renderà benissimo in queste condizioni. Inoltre già ISO 800 il video risulta di bassa qualità. Se impostiamo l'ISO massimo, ovvero 6004, il video sarà totalmente inutilizzabile. Quindi come sempre serve almeno un paretto per illuminare la scena. In ogni caso la Hero 11 Black gestisce un po' meglio la stabilizzazione con poca luce. Inoltre ad alti ISO ha meno rumore rispetto alla Hero 10, ma con i valori che in genere possiamo usare, quindi fino a ISO 800, non ho notato differenze. Onestamente ragazzi, già ho parlato approfonditamente di questo argomento nel video che trovate qui sopra, ma appunto entrambe rendono molto 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 male. Per questo motivo non mi voglio soffermare molto su questo aspetto, perché no. E quasi dimenticavo, dal punto di vista fotografico la principale differenza che notiamo è il rapporto d'aspetto. Infatti la risoluzione orizzontale è la stessa, ovvero 5568 pixel, mentre verticalmente sulla Hero 11 c'è una porzione in più che porta un totale di 4872 pixel, al contrario della Hero 10 che raggiunge i 4176 pixel. Dal punto di vista della qualità sono molto simili, ma di base nei file RAW la Hero 11 presenta dei colori più vivaci. Tirando le somme, credo che la Hero 11 Black sia eccezionale per i content creators. Infatti i video in 10 bit, i video in 8 settimi e l'Horizon Lock portano questa GoPro su livelli ben differenti rispetto ai precedenti modelli. Ma attenzione, perché se non utilizzerete la GoPro a livello lavorativo o comunque non sfrutterete queste nuove funzionalità, allora non noterete differenze da una Hero 10 Black, che comunque risulta ancora eccezionale. E ragazzi, se
il video vi sta piacendo potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Quindi se dovete acquistare una GoPro dovrete tenere conto anche dei prezzi. Di listino la Hero 11 Black costa 449 euro ed include la batteria enduro. Ma attenzione, perché GoPro in alcuni periodi dell'anno fa alcune offerte a tempo. Infatti in questo momento in cui sto registrando il video la Hero 11 Black costa 399 euro, ovvero il prezzo della Hero 10 Black. Inoltre sempre in questo periodo a 449 euro incluso un pacchetto di accessori con la Hero 11. Ma appunto queste promozioni sono a tempo, variano spesso e possibilmente in alcuni periodi dell'anno non ci sono proprio. Quindi per questo confronto vorrei tenere come prezzo ufficiale quello di 449 euro per la nuova GoPro e quello di 399 euro per il modello precedente. In ogni caso entrambe includono una micro SD SanDisk Extreme da 32 giga ed anche un anno di abbonamento GoPro. Questi bonus li avrete al solito solo se acquistate dal sito GoPro, altrimenti se acquistate su altri e-commerce o altri negozi probabilmente vedrete un prezzo maggiorato e non avrete questi bonus. Quindi prendendo i prezzi ufficiali non scontati vi posso dire che con 50 euro in più acquistando la Hero 11 avrete la possibilità di editare più facilmente i vostri video in post produzione grazie alla modalità 10 bit e anche grazie ai video in 8 settimi che daranno molta più flessibilità, perché potremo registrare un video e poi scegliere dopo se modificarlo in 16 noni o in 9 sedicesimi. Se invece già avete una Hero 10, ha senso fare il passaggio alla Hero 11? Beh ragazzi, per un uso normale secondo me non ha molto senso, mentre per un utilizzo più professionale o comunque se le nuove funzionalità di cui abbiamo parlato sono fondamentali per voi, allora sì, potrebbe aver senso. Alcuni sono rimasti un po' scontenti dalla Hero 11 perché si aspettavano risoluzioni maggiori, frame rate migliori, ma vi posso dire che sono rimasto molto più contento dal passaggio dalla 10 alla 11 che dalla 9 alla 10. Infatti ragazzi, non so se lo sapete, ma con la Hero 9 veramente mi sono rinnamorato di nuovo della GoPro. La Hero 10 l'ho apprezzata, ma non ho avuto l'effetto wow, mentre con la Hero 11 di nuovo ho avuto l'effetto wow per queste nuove caratteristiche. Ma naturalmente questi sono i miei pareri, per questo motivo vi ho mostrato tantissimi video e voi stessi sarete in grado di capire quale può essere la GoPro più adatta a voi. E a prescindere dalla GoPro che sceglierete, è fondamentale che guardiate questo video dedicato agli FPS, perché che senso ha avere una GoPro se poi non sappiamo impostarla correttamente?